Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Dolce cuore del mio Gesù, dolce cuore di Maria, Francesco Maria Greco. Secondo mistero si contempla: Gesù santifica Giovanni nel grembo di Elisabetta. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Dolce cuore del mio Gesù, dolce cuore di Maria, beato Francesco Maria Greco. Terzo mistero si contempla. Gesù nasce a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Dolce cuore del mio Gesù, dolce cuore di Maria, beato Francesco Maria Greco. Quarto mistero si contempla. Gesù è presentato al Tempio da Maria. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Dolce cuore del mio Gesù, dolce cuore di Maria, Francesco Maria Greco. Quinto mistero contempliamo. Gesù è ritrovato da Maria e Giuseppe nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Dolce cuore del mio Gesù, dolce cuore di Maria. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pio, dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Semprevergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna d'onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria,
dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, conceda ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano, e guidaci nella gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore ci benedica, ci preserva da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.
al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Signore, gli uomini retti vedranno il suo volto. Giusto è il Signore,
gli uomini retti vedranno il suo volto. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente. Chi non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Anche se giura il suo danno non cambia, se presta denaro non fa usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà santo per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli. Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale,
perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloria, potenza per poter essere forti e pazienti in tutto. Risanami, Signore, ho peccato contro di te. Risanami, Signore, ho peccato contro di te. Io ho detto, mio Dio, fammi grazia. Ho peccato contro di te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Risanami, Signore, ho peccato contro di te. L'anima mia magnifica il Signore. Umile e povera, egli mi ha guardata. L'anima mia magnifica il Signore,
umile e povera, egli mi ha guardato. Uniti ai nostri fratelli di fede, invochiamo il Signore, che ha stretto con il suo popolo un patto di eterna alleanza. Proteggi, o Signore, la tua famiglia. Salva il tuo popolo, o Signore. Benedici la tua eredità. Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano. Perché il mondo creda in colui che ti ha inviato, Gesù Cristo nostro Signore. Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Pondi fra di essi il profumo della carità di Cristo. Mostra agli agonizzanti la luce del tuo amore. I loro occhi si aprono alla visione della tua gloria. Sii misericordioso verso i nostri fratelli defunti. Ammettili a godere la beata pace del paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu, che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Quinto giorno della novena. Il beato Francesco Maria Greco, attento ai segni dei tempi. Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? Dalla lettera del Beato Francesco Maria Greco al Vescovo Monsignor Scanu, 20 ottobre 1924. Il Cristo, adorato ai piedi del tabernacolo, diventa il Cristo amato nelle membra doloranti della sua Chiesa. Dove l'uomo perde la sua dignità, lì vi è una povertà da amare, da sanare, da purificare, da accogliere. In questo Maria diventa la nostra maestra. Fate quello che egli vi dirà. Il miracolo si ripete e il nostro vino vecchio è sostituito dal vino della grazia, capace di far rinascere la vita della fede nelle anime che si sono allontanate dal cuore di Cristo. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di infondere in noi i doni del tuo Santo Spirito, perché sull'esempio del tuo servo, il beato Francesco Maria Greco, possiamo essere capaci di annunciare il tuo Vangelo,
di celebrare le tue lodi e di servirti nei poveri e nei sofferenti. Possiamo essere attenti agli appelli degli uomini e sensibili ai segni dei tempi. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Beato Francesco Maria Greco, prega per noi. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Apriamo il nostro cuore alla misericordia di Dio per essere misericordiosi come il Padre. Riconosciamo le nostre colpe e i nostri peccati e affidiamoci alla bontà del Signore. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo.
Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. C'era un uomo di Ramataim, un sufita, delle montagne di Efraim, chiamato Elcana, figlio di Jerocam, figlio di Eliù, figlio di Tocu, figlio di Suf, l'Efraimita. Aveva due mogli, l'una chiamata Anna, l'altra Peninà. Peninà aveva figli, mentre Anna non ne aveva. Quest'uomo saliva ogni anno dalla sua città per prostrarsi e sacrificare al Signore degli eserciti a Silo, dove erano i due figli di Eli, Ofni e Finees, sacerdoti del Signore. Venne il giorno in cui Elcana offrì il sacrificio. Ora egli solleva dare alla moglie Peninà e a tutti i figli e le figlie di lei le loro parti. Ad Anna invece dava una parte speciale, poiché egli amava Anna, sebbene il Signore ne avesse resa sterile il grembo. La sua rivale per giunta l'affliggeva con durezza a causa della sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così avveniva ogni anno, mentre saliva la casa del Signore, quella la mortificava. Allora Anna si metteva a piangere e non voleva mangiare. Elcana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. Di Dio è vicino, dice il Signore. Convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva:
Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me e vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. In questa prima settimana del tempo per annum cammineremo, lasciandoci aiutare, così come la liturgia della parola ci offre, dal libro del profeta Samuele, e piluccheremo da lunedì a sabato alcuni brani che vanno dal primo al decimo capitolo, mentre del Vangelo di San Marco, in questa sempre prima settimana, ci soffermeremo sul primo e secondo capitolo del Vangelista. Di Samuele noi quest'oggi leggiamo il primo capitolo, i versetti 1-8. Un primo chiarimento che vorrei fare è questo. Nelle Sacre Scritture Dio prevede un matrimonio monogamico. La coppia originale, Adamo ed Eva, deve essere modello per tutte le coppie. Però che cosa succede? Gli uomini della Bibbia, come Elcanah, non trascurano un po' questa indicazione di Dio e si lasciano influenzare dalla mentalità degli altri popoli. Pensiamo anche a Abramo, aveva due mogli, Sara ed Agar, Giacobbe, Elcanah, aprendosi alla poligamia, ma il desiderio di Dio era del matrimonio monogamico, un uomo e una donna. Elcanah è un uomo religioso. Ogni anno va al santuario di Silo, dove c'è il sacerdote Eli con i suoi figli, Ofni e Fines. Porta con sé le sue mogli, Peninnà e Anna. Il nome Peninnà dovrebbe significare corallo. E nella tradizione biblica, nomen et omen, il nome è una missione. Il corallo è bello, ma il corallo è duro. Era una donna un po' aspra, l'abbiamo vista nel suo comportamento nei confronti di Anna. Affliggeva con la sua durezza ed umiliava la sua rivale, dicendo: «Io ho dei figli, tu sei sterile». Anna invece era una donna molto amata dal marito. «Io sono per te più di 10 figli», le dirà Peninnà. Però il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Quando mi capita di parlare con le persone, anche in alcune catechesi, e pongo questa domanda: qual è il primo comando che Dio ha dato agli uomini? Tutti mi rispondono: «Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio al di fuori di me». E io dico: non è vero. Il primo comando che Dio ha dato agli uomini è: crescete e moltiplicatevi. E nella tradizione biblica una donna che era sterile non si sentiva benedetta da Dio. Papa Francesco nel 2014, commentando questo testo, disse così: «Nel pianto di Anna c'è la preparazione della nascita di Samuele». E nella prima lettura, il primo libro di Samuele presenta un grande umanesimo nei personaggi che ci fa vedere come Dio va preparando nel nascondimento e nel silenzio la resurrezione del popolo di Israele. Nel brano del Vangelo, siamo al primo capitolo di San Marco, primo capitolo, versetti 14-20, vi invito a fare questa preghiera dicendo: «Umile Gesù, aiutaci a guardare la tua parola». Perché dopo la manifestazione di ieri al Giordano, che abbiamo contemplato in San Marco, dopo che Gesù
fa l'esperienza di 40 giorni nel deserto, lottando contro Satana. Testo che leggeremo nella prima domenica di Quaresima. Dopo l'arresto di Giovanni Battista, così come ci parla la pagina del Vangelo di oggi, l'umile Gesù interviene e comincia la sua missione lì dove ha finito Giovanni il Battista. Giovanni il Battista si ferma, Gesù comincia. E guardate, Sant'Agostino fa un bellissimo parallelo dicendo: Giovanni Battista è la voce, Gesù è la parola. Giovanni Battista è la lanterna, Gesù è la luce. Eppure la luce sostituisce la lanterna. Ancora, Gesù capisce con l'arresto di Giovanni Battista, perché ieri dicevamo che Gesù cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini, e al Giordano comprende la sua missione, la sua vocazione di Messia. Gesù capisce che il regno di Dio soffre sofferenze. E ancora, Gesù capisce che per il regno di Dio deve creare una comunità e comincia la chiamata dei discepoli. Il brano del Vangelo si apre con Gesù, predicatore itinerante, che va per villaggi e per le montagne della Galilea. Inizia la sua missione non nella Giudea, che era il luogo dell'ortodossia, perché c'era il Tempio di Gerusalemme, ma dalla Galilea, una zona paganeggiante, Galilea delle genti. E soprattutto Gesù ricorda che il regno di Dio è vicino e invita alla conversione. La parola regno cosa richiamava quegli ebrei che lo ascoltavano? Gli ebrei sapevano che la storia del popolo di Israele, dopo i giudici, per 500 anni era stata guidata dalla dominazione regale, dal re. Avevano fatto esperienza della monarchia, ma la maggior parte dei re, se noi leggiamo anche lo stesso libro, primo e secondo libro dei re nella Bibbia, è stata fallimentare, ad eccezione di pochi. Lo stesso Davide, per quanto il capostipite, è stato un peccatore. Ma abbiamo dei re pi come Ezechia, ma altri re sono stati empi, addirittura si sono buttati all'idolatria. Ma nel 587, con la deportazione del popolo di Israele in Babilonia ad opera di Nabucodonosor, la dinastia davidica si interrompe. Il desiderio qual era? Il desiderio che ci fosse il ripristino della monarchia. Altri avevano speranza che il Messia abbracciasse in sé il desiderio della monarchia, tant'è vero che a Qumran, nei reperti archeologici delle pergamene che si sono trovate, c'era un'attesa di un duplice Messia, un Messia davidico e un Messia sacerdotale. Però nel popolo cresceva sempre di più la certezza che solo Dio può rialzare le sorti del popolo di Israele. Gesù parte da una lieta notizia. E che cosa significava nel mondo antico lieta notizia? Poteva essere un successo militare, poteva essere la nascita di un re, la guarigione da una malattia, l'ascesa al trono. Ma Gesù parte dalla lieta notizia del Vangelo. E per fare esperienza di lieta notizia e fare esperienza di questo regno è necessario convertirsi e credere. Convertitevi e credete al Vangelo. Spesso quando noi pensiamo alla conversione, il più delle volte la vediamo sotto il taglio morale. Dobbiamo allontanarci dal peccato, fare un fermo proposito, cambiare direzione nella nostra vita, evitare il peccato. Ma la prima conversione che la parola di Dio ci chiede è quella di cacciare dalla nostra testa l'idea sbagliata che noi abbiamo di Dio. Il nostro beato Francesco Maria Greco, come catechista e mistagogo, si adoperò da parroco in tantissime opere. Ce n'è una che mi fu curiosa appena la lessi, quella di creare qui nel vostro paese una biblioteca
ambulante, un Paolino ante litteram. Perché? Per far circolare le idee e soprattutto per correggere a un'idea sbagliata che si aveva di Dio, perché la nostra idea possiamo farla idolo e a volte abbiamo in mente, abbiamo in testa l'icona di un Dio che giudice, che punisce, oppure abbiamo l'icona di un Dio che dobbiamo placare con devozione su devozione, creando in noi una fede più di superstizione che una fede liberante. E soprattutto l'opera di Francesco Maria Greco è di far passare da una religiosità di schiavi, fatta di pratiche di devozione e di superstizioni, a una fede di figli. E il figlio che fa? Si fida, si affida e confida. E soprattutto Francesco Maria Greco desiderava che Dio lo si gustasse e si vedesse. Il vedere nell'ambito biblico nasce dopo averle sperimentato. Anche nel libro dell'Esodo, alla conclusione dell'alleanza, al capitolo 24, l'autore usa questa espressione, dice così: se osserverai la legge del Signore, vedrai e capirai e vedrai. Noi diciamo prima si vede e poi si capisce. No, ma nel momento in cui tu pratichi la parola di Dio, cominci a capirla. Non è un discorso teorico che il Signore ci chiede prima un discorso esperienziale. Alle stesse sue suore, già nelle prime regole, il nostro fondatore chiedeva ogni giorno un'ora di lettura, di studio, di meditazione, perché fosse un tempo di preparazione personale. Se abbiamo un'idea sbagliata di Dio, inevitabilmente anche la nostra vita è sbagliata e il nostro relazionarsi con Dio e gli altri è sbagliato. Il Dio da conoscere non è quello della nostra idea, che può essere errata, nemmeno il Dio della filosofia, principio primo, motore immobile, secondo la concezione aristotelica, e nemmeno il Dio della tradizione che ci hanno tramandato, perché le nostre tradizioni scricchiolano, è difficile che il patrimonio lo riusciamo a passare ai giovani. Il Dio che dobbiamo conoscere è il Dio vero. Padre Cantalamessa, sempre predicando alla casa pontificia, un giorno disse: il più delle volte non si rigetta dalla cultura odierna il Dio vero, ma si rigetta il Dio che noi abbiamo dipinto. E ha fatto questo esempio. È come se un re chiamasse il pittore di corte e si facesse dipingere. Fatto il bel quadro, lo mette all'esposizione. E allora si avvicinano tutti e cominciano a dire, i cortigiani, dice, ma il naso è troppo grosso, gli occhi troppo piccoli, le sopracciglia sono troppo folte. In realtà non criticano il volto del vero Dio, criticano il volto del quadro. A volte il quadro di Dio che noi abbiamo presentato viene criticato perché non corrisponde esattamente al volto del Signore. Credere e convertirsi, e convertirsi a sua volta è credere. Ma il testo odierno ci chiama, ci presenta anche delle chiamate, due coppie di fratelli. A San Marco non interessa la storicità della chiamata, perché voi mi potreste muovere un'obiezione. Giorno 4, quando abbiamo iniziato la novena, abbiamo letto che Giovanni il Battista ha invitato due dei suoi discepoli a seguire Gesù. Uno di questi era Andrea, che andò dal fratello Simon Pietro e gli disse: abbiamo trovato il Messia. Voi mi potreste porre la domanda: ma sta vocazione di San Pietro com'è nata? Così come ce la racconta San Giovanni o come ce la racconta San Marco? A San Marco non interessa la storicità del fatto, la storicità ce la racconta Giovanni. La storicità può essere anche una nostra curiosità legittima, ma a San Marco interessa offrirci una lezione di catechesi e vuole dirci: chi è chiamato da Dio
deve lasciare tutto e lo deve seguire. Il testo qui non intende l'evocazione di speciale consacrazione, i preti, le suore, la vita monastica, la vita eremitica, no, non intende questo, intende la vita cristiana, perché in quelle scelte è necessario che si faccia il necessario discernimento. Gesù chiama lì dove siamo. Eliseo lo chiama mentre sta arando un campo con 12 buoia, ed Elia, padre del movimento profetico e monastico, lo chiama. Mosè viene chiamato da Dio mentre sta pascolando il gregge di Jetro, suo suocero. Gedeone viene chiamato da Dio mentre stava battendo il grano di nascosto dai madianiti. Saulo, come primo re di Israele, viene chiamato perché andava alla ricerca delle asine del padre che si erano perse. Davide viene chiamato mentre stava pascolando nei campi. Matteo, mentre riscuoteva da gabelliere il salario. Paolo, mentre perseguitava i cristiani. Sant'Agostino di Ippona, perché voleva diventare il primo retore dell'impero ed era andato a Milano. Incontrò lì Sant'Ambrogio e la sua predicazione e diede una svolta nuova alla sua esistenza. E il nostro Francesco Maria Greco, giovane buono, pio, devoto, mentre studiava a Napoli per diventare farmacista. È lì che Dio si è fatto incontrare. Teilhard de Chardin ha scritto così: Dio si trova in qualsiasi modo sulla punta della mia penna, del mio piccone, del mio pennello, del mio ago, del mio cuore, del mio pensiero. Dio mi invita a cercarlo. La vocazione, comprendiamo dal Vangelo, è completamente gratuita. Gesù è un maestro diverso dagli altri maestri. Generalmente i genitori o i figli scelgono la scuola, liceo scientifico, liceo classico, liceo pedagogico, è l'alunno che sceglie il maestro, è il genitore che sceglieva la scuola rabbinica per il figlio. In Gesù si cambiano le carte, è lui che sceglie i discepoli. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Gesù vuole discepoli che imparino una lezione, non discepoli che imparino, scusate, che imparino una lezione, ma persone che camminano con lui. Venite e vedete, sperimentate la mia esperienza. Il profeta Giona ai Nineviti diede almeno 40 giorni di tempo per convertirsi. Ad Eliseo Elia diede il permesso di andare a salutare il padre e la madre prima di mettersi in questa scuola profetica. Gesù non concede nessun rinvio, lascia tutto e seguimi. Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu va e annuncia il regno di Dio. E ancora, nessuno che ha messo mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Leggiamo nel Vangelo di San Luca, al capitolo 9. Sant'Agostino, proprio contemplando questa determinazione di Gesù, dirà: temo che il Signore passa e io posso essere distratto mentre il Signore passa nella mia esistenza. Francesco Maria Greco ci invita invece con quella pedagogia del gustare et vedere, gustate et vedete, che è un'espressione del Salmo 33. E poi nello stemma, che nella sua spiritualità si presenta come un messaggio inciso, alla fine porrà: venga il regno tuo. Ma il messaggio dello stemma che ci offre il Greco può essere anche un programma pastorale: si gusta, si vede e si segue. Può essere anche un'esperienza liturgica spirituale, come la messa a cui partecipiamo in questi giorni, fatta dall'ascolto della parola di Dio che la gustiamo, fatto dal canto che lo gustiamo. Guardate, quando noi preghiamo, non preghiamo solo con la mente, è sbagliato questo, preghiamo con i nostri cinque sensi: la vista, l'udito, il tatto, scambiatemi un segno di pace,
La comunione la riceviamo sulle mani, il gusto mangiamo, l'olfatto odoriamo, la bellezza preghiamo con la nostra corporeità. Noi non abbiamo un corpo, noi siamo corpo. E soprattutto gustiamo quello che è il mistero dell'Eucarestia. E infine, e concludo, il gustare et videte, gustate et vedete, invita, così come nella tipologia del greco, a una missione. Concludiamo la messa dicendo: andate in pace. Qualcuno le parole della messa le ha cambiate. Noi diciamo: la messa è finita, andate in pace. Ha detto: la pace è finita, andate a messa. No. L'andare in pace significa andare nella missione, lavorare per costruire il regno. Venga il tuo regno, quel regno di Dio che è vicino. Noi ogni giorno lavoriamo per questo regno, edifichiamo nell'amore questo regno di Dio che è vicino e Gesù ci ha annunziato. Con la fiducia e il coraggio dei primi discepoli presentiamo a Dio le nostre speranze, le nostre preoccupazioni, le nostre invocazioni dicendo: Signore, aumenta la nostra fede in te. Signore, aumenta la nostra fede in te. Per la Chiesa di Dio, perché ogni battezzato si senta continuamente chiamato alla conversione e ad alimentare la propria fede nel Signore Gesù, pronto ad annunciare in ogni luogo la gioia di camminare dietro a Lui, preghiamo. Signore, aumenta la nostra fede in Te. Per tutte le donne che, come Anna, soffrono per l'impossibilità di avere il dono di un figlio, il Signore della vita doni loro conforto e serenità, colmandole di una maternità spirituale aperta a ogni creatura, preghiamo. Signore, aumenta la nostra fede in Te. Per le donne che vengono sfruttate, costrette ad abortire, violate nella loro dignità, i cuori di quanti commettono tali reati si inteneriscano di fronte alla parola forte del Signore e si aprano a cammini di conversione, preghiamo. Signore, aumenta la nostra fede in Te. Per tutti gli uomini che Dio non si stanca di chiamare alla sua sequela, non perdano mai lo slancio dei primi passi e alimentino con la preghiera il coraggio e la dolcezza di attirare all'incontro con Dio quanti sono affidati al loro ministero pastorale, preghiamo. Signore, aumenta la nostra fede in Te. Tu, Signore Gesù, continua a passare lungo le rive del mare di questa nostra storia. Attraversa anche oggi le nostre strade e illuminale con il dono della Tua infinita misericordia. E ci raggiunge in ciò che fiduciosi abbiamo chiesto a Te,
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Se tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto nei secoli, Signore. Sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto nei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta che ti presentiamo, esaudisci la nostra fiduciosa preghiera e santifica tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Dio grande e misericordioso, che hai creato il mondo e lo custodisci con immenso amore. Tu vegli come Padre su tutte le creature e riunisci in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti dalla croce del tuo Figlio, segnati dal sigillo dello Spirito. Il Cristo, tua parola vivente, la via che ci guida a te, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui innalziamo a te l'inno di grazie per questi doni della tua benevolenza e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclamiamo la tua lode. Ti glorifichiamo, Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora, in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione,
Mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunciamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta, è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apri a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il corpo e il sangue del tuo Figlio, e rinnovaci a sua immagine. Benedici il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Francesco, e il nostro popolo. Tutti i membri della Chiesa sappiano riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incontriamo sul nostro cammino, perché possiamo condividerne i dolori e le angosce, le gioie e le speranze e progredire insieme sulla via della salvezza. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri e tutti i santi. Innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dalla parola di Dio vogliamo prendere oggi due espressioni. La prima, venga il tuo regno, dal Vangelo. La seconda è il desiderio di Anna di avere un figlio. Quante volte abbiamo ascoltato donne o papà e mamme che desiderano avere un figlio. Ma io vorrei ricordare questa sera quelle suore, le nostre suore piccolo operai dei Sacri Cuori, impegnate negli orfanotrofi del passato, oggi casa famiglia, per dare famiglia a coloro che non hanno genitori o non sono in grado i genitori di reggere questi figli. Un giorno alcuni bambini dell'orfanotrofio di Luzzi, oggi istituto Sant'Antonio, casa famiglia, vedendo le suore per strada ai tempi di Francesco Maria Greco, li chiamarono mamme. E le suore divennero tutte rosse per strada. La cosa venne riferita a Francesco Maria Greco e gli disse così: ma voi siete mamme, mamme spirituali per queste ragioni. Piccoletti, vi dovete amare come mamme
E Francesco Maria Greco questo pensiero lo sapeva bene, perché suo maestro di vita spirituale erano stati gli scritti di San Vincenzo de Paoli. E a San Vincenzo, quando dovette affidare alle suore della carità i figli della vergogna, così si chiamavano nella Francia del 1600, disse così: sorelle, vi farò come la Madonna, sarete vergini e madri. Per la verginità e la maternità al servizio dell'avvento, per l'avvento del regno di Dio, preghiamo con la preghiera che Gesù ci ha lasciato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Non diventi per... Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Dio onnipotente, che ci hai nutriti alla tua mensa, donaci di esprimere in un fedele servizio la forza rinnovatrice di questi santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Volevo invitare a tutti di rimanere qui, perché dopo la celebrazione ci sarà subito una testimonianza di una conversione. Oggi abbiamo sentito del Vangelo, convertitevi e credete al Vangelo. Ebbene, come diceva Don Mario, questa conversione si intreccia con una chiamata dolorosa di una mamma. Adesso non voglio anticiparvi niente e vi invito solo a rimanere un attimino ed ascoltare. Grazie. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Vi abbiamo trasmesso in diretta dalla Chiesa San Francesco di Paola in Acri la novena in onore del Beato Francesco Maria Greco.